Bueno, buenas tardes. Creo que casi todos habéis tenido la suerte de ver ese maravilloso vídeo. Los que habéis llegado más tarde, no os preocupéis, porque podemos hacer luego otra sesión. La verdad, una maravillosa producción que, por cierto, está en la biblioteca, para que la veáis las veces que queráis, que nos habla muy bien de la labor de un artista muy especial, ¿no? Que bueno, presentarle es muy difícil por sus ricas y amplias facetas. He tenido la suerte de comer con él y precisamente pues, le hacía la pregunta del millón que le decía, padre, se la haré también delante de los alumnos, ¿no? Y es como conviven dos vocaciones tan intensas como la de ser sacerdote, la vocación de la fe y la vocación también artística, ¿no? Pero bueno, eso ya os lo responderá. Su respuesta ha sido muy interesante, pero prefiero desde luego que la reproduzca él. Tenemos la suerte de acoger a un gran artista, a un gran maestro, a un gran teólogo, a un sabio que además ha hecho, no solamente domina la imagen, sino también la palabra, ¿no? Que recientemente yo tuve la suerte de leer este verano, El arte de la vida, un libro que es una maravilla, que os lo recomiendo y hablaremos más tranquilamente de él en clase, pero que te abre de verdad el sentido, te abre y te da muchas pistas sobre el sentido que tiene la vida y el sentido que tiene lo cotidiano, ¿no? A la hora de hacerlo. Tenemos la suerte también de contar junto con el padre Rubnik, pues con el padre Pablo Cervera, que va a estar tanto hoy como mañana, que el padre Rubnik será investido como doctor honoris causa por la Universidad Francisco de Vitoria. El padre Pablo Cervera le traducirá y también pues estará el profesor titular de ética, que es José Ángel Ajejas, que mañana pronunciará la laudatio y que le he pedido por favor que estuviera también en la mesa, pues porque conoce muy bien al padre Marco Iván Rubnik y nos puede comentar y aportar puntos de vista muy, muy interesantes. Por mi parte, simplemente dar la palabra al padre Rubnik, que además yo os decía, por lo menos a los alumnos de primero, digo, bueno, viene a tener un encuentro con vosotros y a responder vuestras preguntas, ¿no? Pero bueno, pues ha tenido la amabilidad también de traerse en su iPad pues, ciertas imágenes que yo creo, confío en que luego nos las enseñará. Yo creo que el vídeo que habéis visto algunos de vosotros ya formula algunas preguntas, ¿vale? Pero si no os preocupéis que los que estamos en la mesa tenemos una batería de preguntas que no nos ha dado tiempo a hacerle la comida. Así que, si no hay preguntas, nosotros se las haremos al padre Rumi. Bienvenido y muchas gracias, padre. Grazie. Gracias. Sí, ma che bisogna fare adesso? Non so se vuoi parlare qualcosa del... ¿Preferís empezar por preguntas o quiere hago una introducción? No, ¿qué introducción? No, resumiendo del DVD y quién es hoy, yo qué sé. Preguntas. Preguntas. Non difficile. Preguntas semplici. Ma meglio preguntas. Respecto del vídeo, si queréis, y luego ya entráis en... Digo, por calentar el motor. Primero una pregunta que es cómo, o sea, las vocaciones cómo vinieron, cuál fue la primera o si, bueno, lo que me ha respondido usted de la comida. ¿Cuál es? De vocación y cuál es de tu vocación y cuál es de prete y cuál es de artista, cuál es venuta prima, cómo me conviene. Ah, questo è interessante. Non lo so, tutte e due sono venute molto presto. Non lo so, ambas vinieron muy pronto. Io ho fatto certamente molti peccati. Io ho fatto molti peccati, certamente. Ma un peccato non ho mai fatto. Però non ho fatto un peccato. Non ho mai perso tempo. Non ho perso il tempo. Dunque, tutte e due vocazioni sono venute molto presto. Per lo tanto, le tue vocazioni vinieron molto pronto. Penso che dipingevo, ma più o meno quando ho cominciato a camminare, io penso. Credo che io pintavo quando iniziavo a dare i primi passi. Tanto che a scuola solo dipingevo. Tanto che la scuola solo pintava. E la maestra pensava che sono un po'. La maestra pensava che io stava. Che qualcosa non va bene. Non va bene. Perché solo dipingevo. Io solo pintavo. E però anche il sacerdozio. Però anche il sacerdozio. È venuto molto presto. È venuto molto pronto. Io da bambino
Io sono nato nelle Alpi, Io nelle montagne, nei boschi. Slovenas, en los bosques. E mi ricordo che sempre avevo la domanda. Mi ricordo che sempre tenía una pregunta. Cosa c'è dietro la montagna? ¿Qué hay detrás de las montañas? E perciò mi affascinava di salire. Por eso me fascinaba subir. Per vedere oltre. Para ver más allá. E questo è una vocazione dell'artista e del sacerdote. Esto es una vocación del artista y del sacerdote. Che cos'è un artista vero? Es un artista verdadero. Vedere le cose dalle loro, dalla loro fine. Ver las cosas desde su fin. Quando le cose non cambiano più perché sono arrivate in uno stato definitivo. Non cambiano perché hanno arrivato in uno stato definitivo. E allora dalla fine. Entonces desde el fin. Bisogna arrivare lontano per vedere indietro. Hay que llegar lejos para tornar para atrás. Non mi ha mai molto attratto la terza dimensione. Nunca me ha traído la tercera dimensión. Da qui a lì. Desde aquí hacia allá. Ma mi ha molto attratto da là a qua. Sino desde allá para acá, espera un poquito. Mamma mia. Mamma mia. Questo non si è fatto traducir. Quanta bella gente. Qualche lezione, sì. Bueno, aquí a vostra derecha hay sitio, si queréis también. Io ero sempre molto attratto dal mistero. Io sempre stavo molto attratto per il mistero. Il mistero l'ho visto sempre presente nel mondo della materia. Presente nel mondo della materia. E come dicevo prima ai professori. E come decía antes a los profesores. Io ero molto colpito dalle mani del mio padre. Impactaban mucho las manos de mi padre. Tanto che da piccolo ho imparato. Desde pequeño aprendí. Che la maturità di una persona si vede nelle mani. Che la madurez de una persona se ve en las manos. E anche la bontà di una persona. También la bondad de una persona. E le mani del mio padre. Las manos de mi padre. Erano tanto capaci. Eran muy grandes, capaces. Però lui era un uomo molto credente. Pero él era un hombre muy creyente. Espero muy bien. Sì, con calma, ragazzi. Certo, certo. Ma siamo qui per gli studenti, mica. Allora, mio padre, quando lavorava, ha sempre cominciato con la benedizione. Sempre cominciava con la benedizione. E io ho visto sempre le sue mani. Sempre veía sus manos. Che trasformavano la materia del mondo. Trasformavano la materia del mondo. Ma che la benediceva. Però che la bendecían. E la benedicevano con una solennità sacerdotale. La bendecían con una solennità sacerdotale. Ma non era affatto clericale. Però non era in assoluto clericale. Ha sempre detto. Sempre dijo. Che gli piace che in nostra casa non viene il prete. Che le gustava che a nostra casa non fuera il sacerdote. Non ho mai capito perché. Io nunca ho entendido il perché. Ma ha sempre detto questo. E sempre decía eso. E allora io dormivo alla stanza accanto a papà e mamma, no? La stanza. Dormía en la habitación junto a papà e mamma. E da piccolo sentivo. Y de pequeño sentía. Come papà pregava. Come papà rezava. Pregava a voce semi bassa. Rezava in voce semi baja. Chiedendo a Dio tante cose. Pidiendo a Dios muchas cosas. Domandando le risposte. Preguntándole, pidiendo le respuestas. Lodando. Alabando. Allora io ero molto attratto da questa figura. Io ero molto attratto per questa figura. Ma allo stesso tempo. Al mismo tiempo. Senza che io sapessi. Sin que yo supiera. Ho colto una cosa che ho capito molti anni più tardi. He captado algo que entendí muchos años después. Vedete. Il sacerdote da un lavoro umano, de un trabajo humano, come pane, como el pan, come vino, como el vino, fa emergere, hace emerger Cristo. A Cristo. È un artista? Es un artista. Lo stesso. Y un artista lo mismo.
Io raccolgo le pietre da tutto il mondo. Nel nostro magazzino sono centinaia di marmi, di graniti, di pietre. E guarda, siamo in grado di metterli insieme per far apparire il volto. Siamo capaci di metterle insieme in modo che apparezca il rostro. Emerge il volto. Emerge il rostro. Un grande poeta teologo russo, Ivanov, dice che come ostetrica, aiuta con le sue dita aiuta venire la, fuori la vita, la matrona aiuta con sus dedos a tener la vida, a sacar la vida, così il sacerdote, así el sacerdote e così l'artista. Y también así el artista. E lui dice nei tempi arcani, dice que en los tiempos arcanos, i sacerdoti erano poeti. Los sacerdotes eran poetas. E i poeti erano sacerdoti. Y los poetas eran sacerdotes. Io penso che la Chiesa è qua come il suo primo amore l'arte. Creo que la Iglesia, perdón, ha come suo primo amore l'arte. Tiene como primer amor al arte. Perché l'arte lascia lo spazio della libertà. Porque el arte deja el espacio a la libertad. Perché vedete, se io vi faccio un discorso filosofico, se io hago aquí un discorso filosofico, logico, argomentativo, se tu non capisci, se non stai con me, si no estás conmigo, sei un cretino. Eres un cretino. Perché io sono stato logico. Porque yo he sido lógico. Allora tu non ce l'hai. Entonces tú no tienes lógica. Ma se io ti faccio vedere una realtà bella, se io te hago ver una realidad bella, se tu ti lasci affascinare e attrarre, questa bellezza ti si rivelerà. Esta belleza se te revelará. Se tu non vuoi, si tú no quieres, non ti si rivelerà. No se te revelará. Ma non per questo ti dichiarerà un cretino. Pero no por esto te declararé que eres un cretino. Ma ti lascia libero. Sino que te dejaré libre. Perciò la Chiesa ha sposato l'arte. Se ha desposado con el arte. Nei tempi antichi i più grandi teologi erano poeti. En los tiempos antiguos los más grandes teólogos eran poetas. Così è nata la mia vocazione tra le pietre e la neve. Así nació mi vocación entre las piedras y la neve. A 4 anni ho cominciato a sciare. A los 4 años empecé a esquiar. E ho sciato 6 mesi ogni anno. Y he esquiado 6 meses cada año. Sono andato a scuola solo per essere lì. Solo iba a clase al colegio para estar allí. Ma non ho mai fatto un compito di casa. Pero nunca he hecho una tarea de casa. Per non perdere tempo. Para no perder tiempo. Per poter sciare. Para poder esquiar. Ogni anno ho vinto un sacco di gare. Ganavo un montón de competiciones. E sempre mi hanno regalato i libri. Y siempre me han regalado libros. Come se sapessero che io non leggo affatto. Que yo no leía en absoluto. Realmente, bueno, primero yo soy la directora de la carrera de psicología aquí en la universidad. Y una de las cosas que hablaba con Pablo era precisamente el objetivo, digamos, o la finalidad del arte, para ayudar al ser humano a encontrar su senso, a tomar conciencia con la apprendere cosa può valere della trascendenza, a curar sus heridas, a sanare e guarire le sue ferite. Y un poco desde las dos vertientes, desde artista due como creador, versanti, artista y creatore, e della persona che incontra nell'arte questo valore di esperienza. Y esto es lo que le quería un poco preguntar. En el vídeo se veía, claramente si contraponeva il dolore umano, le grandi domande umane, contro la luce, la carità. Esto de alguna forma entiendo que venía un poco con el tema de la luz y capisco del color. Capisco questo veniva, ¿no?, col tema del colore e la luce. Ma mi colpisce, mi colpiscono le sue opere, digamos, le tue opere, los ojos grandes, gli occhi grandi, la figura
plana. La figura piana. Y me preguntaba, de alguna forma ese simbolismo, ¿cómo engancha con estos sentimientos? ¿Cómo me engancha, no? Con estos sentimientos y con esta sensación. Es una domanda molto complessa. Es una pregunta muy compleja. E io risponderò molto poveramente. Risponderò molto poveramente. Ma non si può fare miracoli. Non si può fare miracoli. Guardi, io penso che dopo che l'arte è stata gestita da un'estetica idealista. Io credo che l'arte, dopo che è stato gestionato da un'estetica idealista. Un'estetica classica. Classica. Dove non c'era lo spazio per l'espressione del soggetto, dove non aveva spazio per l'espressione del soggetto, il pendolo è andato nell'altra parte, ora si è ido hacia l'altro lato, e l'arte è diventata l'espressione dell'artista, e l'arte si è convertito in l'espressione dell'artista, e ogni artista voleva essere totalmente originali. Totalmente originali. Per non confondersi con altri. Per non confondersi con los demás. Perché questa è la malattia di un formalismo razionalista. Questa è la enfermedad di un formalismo materialista. Che ci fa tutti uguali. Che nos hace a todos iguales. Allora l'uomo percepisce che non è uguale. El hombre percibe que no es igual. Che è un mistero. Que es un misterio. E l'arte voleva dire questo. Y el arte quería decir esto. Ma purtroppo, pero por desgracia, invece di andare verso il contenuto della vita, in lugar de ir hacia el contenido de la vida, siccome siamo dopo l'epoca del formalismo, della perfezione delle forme, como estamos en la época del formalismo, de la perfección de las formas, Rinascimento, allora la reazione è una forma non oggettiva, la reazione entonces ha sido no objetiva, ma soggettiva, sino subjetiva. Ma lei sa che se io adesso invento un linguaggio mio, usted sabe que si yo ahora invento un lenguaje mío, lui non mi può tradurre. Él no me puede traducir. Perché non capisce. O sea, yo. Perché io. Perché non mi entiendo. Perché io parlo una mia lingua. Perché io parlo mi lengua. E creo una mia grammatica. Creo una grammatica mia. Un codice mio. Un codice mio. Totalmente soggettivo. Totalmente subjetivo. Mai prima fatto. Che nunca antes había hecho. E tu non capisci, tu lo entiendes. Non c'è più la comunicazione, non hay comunicazione, perciò vedi l'espressione è molto forte, l'espressione è molto forte, perché il dolore dell'uomo moderno è grave, perché il dolore dell'uomo moderno è grande, il grido è forte, il grito è forte, ma proprio uno spagnolo, però precisamente un español, Tapies, a una Biennale di Venezia, in una Biennale di Venezia, anni fa, hace años, ha fatto in una stanza, hizo en una habitación, totalmente vuota, parete, vacía las paredes, bianca, uno scarabocchio, un escarabajo, bueno, una sedia, una sedia vuota davanti, una silla vacía delante. Cosa voleva dire? Tapies, come sabemos, ha lavorato tutta la vita sul segno, ha trabajado toda su vida sobre el signo. Afirmando que dove passa l'uomo lascia un segno. Donde pasa el hombre deja un signo. L'uomo non può senza espressione. El hombre no puede existir sin expresión. Ma quando questa espressione è totalmente soggettiva. Cuando esta expresión es totalmente subjetiva. Non interessa a nessuno. No interesa a nadie. L'uomo si confessa. El hombre se confiesa. Ma il confessore non c'è. Pero el confesor no está. L'uomo parla da solo. El hombre habla solo. Tu gridi il dolore più forte che hai. Tu gritas el dolor más fuerte que tienes. Ma nessuno lo coglie. Pero nadie lo capta. Questo è il dramma dell'arte contemporanea. Este es el drama del arte contemporáneo. Io lo chiamo che è un confessionale. Yo lo llamo un confesionario. E quando porto i studenti nella galleria d'arte moderna. Cuando llevo a los estudiantes a las galerías de arte moderno. E vedono queste cose strane. Y vedan estas cosas extrañas. Alle volte si mettono a ridere. Se ponen a reír. Dico calma. Les digo calma. Non si ride. Aquí no se ríe. Questo è il cuore dell'uomo rovesciato. Este es el corazón del hombre volcado. Il cuore dell'uomo è sacro. El corazón del hombre es sagrado. Io sono un confessore. Yo soy un confesor. Peccati sono tutti brutti. Los pecados todos son feos. Però i confessori, le persone che si confessano non sono brutte. Pero las personas que se confiesan no son feas.
il prodotto di quest'arte non si definisce più con bellezza. Ya no se define con la belleza. Se tu vuoi offendere un artista, si quieres ofender a un artista contemporaneo, gli dici che ha fatto un'opera bella. Le dices que ha hecho una obra bella. Questa è un'offesa. Esto es una ofensa. Perché l'artista assolutamente non vuole fare un'opera bella. No quiere en absoluto hacer una obra bella. Da tantissimo tempo. Desde hace muchísimo tiempo. Perciò la questione se, cioè, come definire l'arte se non si può più usare la parola bellezza. Por eso la cuestión es cómo definir el arte si ya no se puede utilizar la palabra belleza. E non è l'espressionismo tedesco. No es el expresionismo alemán. O inglese. O inglés, che l'ha devastato. Que lo ha devastado. È il classico. No, no, es el clásico. Perché l'ha idealizzato. Porque lo ha idealizado. Romanticizzato. Romanticizzato. La bellezza non può essere nelle forme perfette. La belleza no puede estar en las formas perfectas. Perché? Perché con questo io introduco. Porque, porque con esto introduzco. Una classificazione. Una clasificazione. Una discriminazione. Una discriminación. Se la perfezione è una forma perfetta. Si la perfezione es una forma perfecta. Di un uomo apolineo. De un hombre apolíneo. Come posso fare io? ¿Cómo puedo hacer yo? Io non lo sono. Yo no lo soy. E come lo può fare uno che è nato con un braccio? ¿Y cómo lo puede hacer uno que ha nacido con un brazo handicapato? Minusválido. E come può farlo uno che ha un tumore? ¿Y cómo lo puede hacer uno que tiene un tumor, un cáncer? E poi cosa serve un uomo apolíneo? ¿Para qué sirve un hombre apolíneo? Se domani diventa un criminale. Si mañana se convierte en un criminal. E ancora la bellezza? Todavía la belleza. E ancora es todavía belleza. Vedete, per quanto tempo la perfezione formale può essere vera? Durante quanto tempo la perfezione formale può essere verdadera? Per quanto tempo lungo gli anni della vita? Durante quanto tempo en los años de la vida? E per quante persone? Y para cuántas personas? E se io non posso diventare perfetto? Y si yo no puedo llegar a ser perfecto? Io sono del secondo livello. Soy de segundo nivel. Io sono escluso. Estoy excluido. Io sono di secondo grado. Soy de segundo grado. E perciò vedete, quando noi abbiamo ridotto la bellezza alla forma, quando hemos reducido la belleza a la forma, noi abbiamo aperto la strada alla cosmetica. Hemos abierto el camino a la cosmética. Alla finzione. A la ficción. Tu vedi una donna tutta una mujer dipinta, pintada, e ti colpisce. Ma poi la sera, por la tarde, quando lei toglie tutto questo giù, tu dici, oh Madonna, ma dove mi trovo? Dice, Virgencita, dove sto? Perché prima era una illusione. Perché antes era una illusione. E poi c'è una verità. E luego hay una verità. E poi guardate, la perfezione formale è devastante psichicamente. Ti das cuenta de que la perfezione formale è devastante psichicamente. Perché crea classi. Crea classes. E comincia a creare dei falsi valori. Y empieza a crear falsos valores. Che è pura illusione. Que son pura ilusión. Per esempio. Por ejemplo. La vecchiaia è brutta. La vejez es fea. Nessuno vuole essere vecchio. Nadie quiere ser viejo. Tu vuoi offendere una persona? Tu quieres ofender a alguien? Gli dici, oh, ma sei invecchiata? Pero has envejecido. Diciéndose a una mujer. Non ti scrive più. Ya no te escribe. Non ti saluta più. Ya no te vuelve a saludar. Perché nessuno vuole essere vecchio. Porque nadie quiere ser viejo. La gente spende milioni. La gente gasta millones. Per apparire non vecchia. Per hacer como no viejos. È una cretinata. Es una cretinez, como se dice. Perché questo è prolungare il tempo. Es prolongar el tiempo. Falsamente. Falsamente. Cosa ti serve? A che ti serve? Ti immagini che adesso io. Ti immagini che io ora. Mi tingo i miei capelli da povero monaco? Mi tigno il cabello come un povero monge? Ma por l'amor di Dio, ma dove siamo? Non si può. Non si può, sto dicendo in spagnolo. Però si creano tutte queste false. Si creano tutte queste false. E che è molto grave perché tu oggi veramente vedi le signore ves a las señoras
che sono le mamme e hanno 50 anni e si vestono come le figliole a 17, 16. Come le hijas a los 17. Ridicolo! Ridicola. Contro ogni estetica. Contro tua estetica. Ma c'è bisogno. Hai necessità? Per esserci. Perché c'è una norma. Per stare lì, perché hai una norma. E questo penso che è molto grave. Questo è molto grave. Perciò per noi cristiani, sin dall'inizio, la perfezione era un'altra cosa. La perfezione era altra cosa. E se fosse il classico la perfezione per i cristiani, se lo classico fosse la perfezione per i cristiani, i padri greci, los padres griegos, l'avrebbero già fatta. Lo avrían ya hecho. Sono stati il vertice dell'intelligenza cristiana. Han sido el culmen de la inteligencia cristiana. Lo avrebbero già fatto. Lo habrían hecho. Ma l'hanno bypassato. Pero l'han bypassato. Perché? Perché vedete la perfezione. Perché la perfezione del mondo non è nella forma. Del mondo non sta nella forma. Ma nell'amore. Sino nell'amor. Nella Pasqua. En la Pascua. Perché Cristo vive l'amore in triduo pasquale. Perché Cristo vive l'amore nel triduo pasquale. E perciò la perfezione dei cristiani, se noi prendiamo il romanico, se vemos el romanico, primo gotico, primo bizantino, sono tre più straordinarie epoche dell'arte dei cristiani. Sono le tre più grandi epoche straordinarie dell'arte cristiana. E com'è quest'arte? Come è questa arte? Così semplice. Tan simple. Così essenziale. Tan esencial. Che sembra che non sanno disegnare. Che parece che non saben pintar. Così semplice. Tan simple. Perché per i cristiani, perché para los cristianos, la bellezza, la belleza e la perfezione, è la perfezione, è una cosa dove non si può togliere più niente. Es algo donde no se puede quitar nada. Noi diciamo questo è così perfetto che non si può aggiungere niente. Nosotros decimos que alguna cosa es tan perfecta que no se puede añadir nada. No. No. Così perfetto, tan perfecto, che non si può togliere niente. Que no se le puede quitar nada. Perché è solo essenziale. Porque es solo esencial. E che cosa è nell'essenziale l'uomo? E l'uomo, che è nell'essenziale l'uomo? Due cose. Dos cosas. Che si realizza nelle relazioni que tra le persone. En las relaciones entre las personas. Perché la persona emerge dalle relazioni. Porque la persona surge en las relaciones. Tu emergi in quello che sei tra la gente. Tu emerges por lo que eres dentro de las personas, entre las personas. Tu es ergo sum. Tu eres, bueno, esto es en latín. Tu eres, luego yo soy. Io mi conosco nei tuoi occhi. Io mi conosco in tus ojos. Bellissimo. Bellissimo. E seconda cosa? Seconda cosa. Non è così bello. Non è tan bello. Perché siamo peccatori. Perché siamo peccatori. E proprio le relazioni sono per noi un inferno. E le relazioni per noi sono un inferno. Forse ti allontani un po'. Si soffre proprio nelle relazioni. Se soffre precisamente nelle relazioni. O c'è il paradiso, o hai cielo, paraíso, o c'è l'inferno, o hai inferno. E io penso che la perfezione dei cristiani, io credo che la perfezione de los cristianos, era far vedere l'uomo, era hacer ver el hombre, nella sua essenzialità, en su esencialidad, cioè, es decir, nella relazione verso, en la relación hacia, e nella sua fragilità, y en su fragilidad. Perciò i disegni sono semplici. Por eso los dibujos son simples. Senza dettagli. Sin detalles. Perché? Questo uomo povero, peccatore, mortale, che non può amare, que no puede amar, ma vorrebbe, pero que querría, invoca, e Dio risponde. Y Dios responde. Agisce. Actúa. Dentro quest'uomo. Dentro de este hombre. Vedete, queste due cose insieme sono perfezione. Estas dos cosas juntas son la perfección. Nell'arte. En el arte. Nella vita. En la vida. Nella professione. En la profesión. In tutte le cose. En todas las cosas. Tu fai quello che puoi. Tú haces lo que puedes. E accogli l'azione di Dio che agisce in te. Y acoges la acción de Dios que actúa en ti. Perciò si dice che questa arte rende presente il mistero. Por eso se dice que este arte hace presente el misterio. Perché vedete, se prendete un rilievo romanico, si tomáis un relieve romanico, che cosa vedete? Che veis?
Annunciazione, per esempio. L'Annunciazione, per esempio. La Madonna, la Virgen, l'Angelo, l'Angelo, lo Spirito Santo. Spirito Santo. Togliete fuori lo Spirito Santo e l'Angelo. Quitad fuera el Espíritu Santo y el Ángel. E la Madonna è la più ridicola figura che c'è. Y la Virgen es la figura más ridícula que existe. Ma se prendi Da Vinci. Pero si tomas a Da Vinci. La Madonna è perfetta. La Madonna es, la Virgen es perfecta. Anche senza Angelo e senza Spirito sin Santo. Sin Ángel incluso y sin Espíritu Santo. Ma quando io cerco di fare bene il sacerdote. Cuando yo trato de hacer bien el sacerdote. Tu, il marito. Tu, il marito. Uno politico. Uno politico. Uno ingegnere. Un ingegnere. Quando saremo mangiati da un tumore. Quando nos comerà un tumore, un cancer. Questa perfezione rimane la stessa. Questa perfezione permanece igual. Io mi apro. Io mi apro. E accolgo l'azione di Dio. Y acojo l'azione di Dio. Perciò per me. Quando ho capito, io ero un artista molto rivoluzionario, facevo tutte altre cose. Io ero un artista molto rivoluzionario che faceva altre cose molto diverse. Ma quando ho capito che l'arte è un drago. Però quando entendi che l'arte è come un dragon. Ho capito che l'arte è un servizio. Entendi che l'arte è un servizio. Molto umile. Muy humilde. Come una mamma si alza di notte per pulire il bambino. Come una madre si levanta por la noche para limpiar al niño. E per questo non riceve il premio. Por esto no recibe premios. Così un artista fa una cosa molto banale. Así un artista hace una cosa muy banal. Cerca di esprimere ciò. Trata de expresar. Che è la perfezione degli uomini. Lo que es la perfección de los hombres. Anche quando non la vedono. Incluso cuando no la ven. Ma la vedono in quella opera. Pero la ven en esa obra. E perciò si segnano con la croce. Y por eso se persignan con la cruz. Perciò cominciano a pregare. Y comienzan a rezar. Perché trovano ciò che vorrebbero. Porque encuentran lo que querrían. Accogliere l'azione di Dio che salva. Acoger la acción de Dios que salva. E perciò la mia ispirazione. Por eso mi inspiración. È proprio così come ha detto prima lei. Es como ha dicho usted antes. Sono grandi temi della vita. Son los grandes temas de la vida. Io ascolto le persone. Yo escucho per las personas. Io vivo da sacerdote. Vivo como sacerdote. Guido tanti esercizi spirituali. Dirijo tantas tandas de ejercicios espirituales. Confesso. Confieso. Dappertutto. Por todas partes. Dall'aereo, ristoranti, dappertutto. Nel avión, en los restaurantes, en todas partes, confiesa. E io so chi è l'uomo d'oggi. Y sé quién es el hombre de hoy. Perché guardo me. Porque me miro. Che vivo oggi. Que vivo hoy. E ascolto gli uomini. Y escucho a los hombres. E quando trovo qualche cosa di luce. Y cuando encuentro algo de luz. Me la custodisco. Me la guardo. E al momento opportuno. En el momento adecuado. Questo viene fuori. Esto viene, sale. E alle volte vedo dei sprazzi. Y a veces veo dei scorci. Destellos. Della bellezza. Della bellezza. Già immediata. Già immediata. Già rivelata. Già rivelata. In uno sguardo. In una mirada. Dove vedi che è una persona che è amato. Dove vedi che è una persona che è amata. Che ha sacrificato. Che ha amato, che si ha sacrificato. Che è già libero di se stesso. Che già è libero di se stesso. Allora lo prendo con grande cucchiaio. Entonces lo cojo con una gran cuchara. E me lo metto dentro. Y me lo meto dentro. E poi quando disegno io sono solo. Cuando yo pinto estoy solo. Cuando faccio progetti per le chiese. Cuando hago el proyecto para las iglesias. Mi sono costruito. Me he construido. Da buon alpino. Como buen montañero. Un atelier 40 metri dal mare. Un taller a 40 metri dal mare. Dove non mi trova nessuno. Donde no me encuentra nadie. E io sto lì. Y yo estoy allí. E cerco di dare voce. Y trato de dar voz. A quelli che non possono dire così come posso dire io. A los que no pueden decir lo que yo puedo decir. Ho visto delle donne che hanno sofferto tantissimo. Que han sufrido muchísimo. A causa dell'amore. A causa del amor. Non capito, non compreso. No entendido y no comprendido. Ho visto gli uomini. He visto hombres. Che sono umiliati. Humillados. Che non hanno più una identità di stare in piedi. Que ya no se sostienen en pie. E io vorrei dare voce a questo. Querría dar voz a esto. E ho visto dei sguardi delle ragazze limpide. Miradas de muchachas piene di luce. Llenas de luz. Poi dopo anni. Después de años. Spente. Apagadas. Allora io vorrei
tutto questo, io quería todo esto, aprire a Dio, abrirlo a Dios, così come faccio da sacerdote, come lo hago como sacerdote. Oggi la liturgia è alle volte molto miserabile. Hoy la liturgia es a veces muy miserable. A causa di tanti dettagli inutili. A causa de muchos detalles inútiles. Il pizzo ricamo. Los encajes y las che vanno benissimo per vestiti delle signore. Muy bien como para la vestida de las señoras. Per la biancheria di donne. Per la biancheria. Benissimo. Ma non per l'altare. Pero non per l'altare. Ma se tu prendi liturgia, si tu tomas la liturgia, come era una pietra. Una piedra, un'ara. Pietra. Piedra. Non cruda. No, elaborata. Non cruda, elaborata. Anni. Años. Pietra. Piedra. Una tovaglia di lino. Un mantel de lino. Vero. Verdadero. Che lo puoi toccare. Che lo puedes tocar. Ruvido. Rugoso. Oro. Oro. E un po' di pane semplice. E un poco de pan simple. Cosa c'è qui di troppo? Che sobra qui? Cosa c'è qui di troppo? Che sobra qui? Solo nelle messe giovanili. Solo nelle messe giovanili. Facciamo un verbalismo. Hai un charlataneria. Adesso stiamo portando ad altare. Questo. E questo. Poi computer. Computer. Poi il prete guarda. E il sacerdote mira. Quando finiscono queste litanie? Quando terminano queste litanie? Anche lui deve dire qualcosa. También debe decir algo. Cosa dice? Che dice? Il frutto della terra. Il frutto della terra. E del lavoro dell'uomo. Del lavoro dell'uomo. Ha detto tutto ciò che prima abbiamo detto in un quarto d'ora. Ha detto tutto lo che antes han dicho in un quarto d'ora. Tu hai portato BMW. Tu has llevado un BMW. Frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lavoro dell'uomo. Hai portato un iPad. Ha llevado un iPad. Frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Hai portato una moglie. Frutto della terra. Tutto. Ha llevado la sposa, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Tutto è così. Tutto è così. In due parole. In due parole. Questo io come sacerdote che faccio? Io come sacerdote che hago? Espongo la terra e il lavoro dell'uomo. La tierra y el trabajo del hombre. E poi chiamo la discesa dello spirito. Chiamo il descenso dello spirito. Che converte questo? Che convierte esto in cibo per la vita eterna. En alimento para la vida eterna. E io questo cerco di fare nell'arte. Y esto es lo que yo trato de hacer en el arte. Raccogliere l'umanità. Recoger de la humanidad. E aprirla a Dio. Y abrirla a Dios. Dico ancora una battuta. Digo todavía una broma. Una volta ho portato in Romania. Una vez he ido a Romania. In una chiesa ortodossa. A una iglesia ortodoxa. Voi sapete che ortodossi sono molto esigenti. Sabéis que los ortodoxos son muy exigentes. Sulle immagini. Sobre las imágenes. Noi cattolici. Nosotros católicos. Loro no. Io no. Allora, siccome mi hanno chiesto di fare concattedrale. Come mi pidieron hacer la concattedrale. Allora ho portato il volto della Madre di Dio. Llevé el rostro de la Madre de Dios. A far vedere al metropolita. Para mostrárselo al metropolita. Se me lo benedice o no. Si lo bendecía o no. E io sono arrivato in Romania la sera. Llegué a Rumanía por la tarde. Con il mio assistente. Con mio assistente. Montiamo il volto che era molto grande perché la Madonna seduta a 7,5 metri. Montamos el rostro porque el rostro es muy grande. La Virgen sentada tiene 7 metros. Allora abbiamo messo solo il volto su un legno sobre la madera, e l'abbiamo messo davanti l'iconostasi. E siamo andati a dormire. Y nos hemos ido a dormir. Il mio stanza era vicino alla chiesa. Mi abitazione stava cerca della iglesia. Di notte mi sveglio. Y de noche me he despertado. E sento un canto liturgico. Y escucho un canto litúrgico. Un basso, proprio dico di basso. Un bajo. Dico, ma che cosa sta succedendo? Che sta succedendo? Sto andando. Estoy fuera de mí o estoy, ¿verdad? Mi alzo. Me levanto. No. Il canto. No, ese es un canto. Vado in chiesa. Voy a la iglesia. Era il parroco. Era el párroco. Che cantava con incenso. Que cantaba con el incienso. Davanti alla Madonna. Delante de la Virgen. Di notte. De noche. Alla mattina. Por la mañana. Mi alzo. Me levanto. Dopo colazione. Después del desayuno. Scendo in chiesa. Voy a la iglesia. Processione. Procesión.
processione ininterrotta, ininterrumpida, dei studenti, de los estudiantes, dei lavoratori, de los trabajadores. Prima di andare al lavoro, alla scuola, all'università, al colegio, all'università, al trabajo, passano la chiesa, pasan a la iglesia, per baciare l'icona, para besar el icono, per un saluto a Dio, un saluto a Dios. Hanno visto questa Madonna, han visto esta Virgen, e sono andati a baciarla, y han ido a besarla. Mi è fatto un brivido di tutto il corpo. Mi ha crujito tutto il corpo. Mi sono messo in angolo. Mi ha posto in una esquina. E guardavo per un'ora. Y he mirado durante una hora. Ho detto, Signore. Señor. Io posso anche morire. Yo ya puedo morirme. La mia vita è compiuta. Mi vita ya está realizada. Queste persone. Estas personas. Hanno riconosciuto in questo volto. Han reconocido en este rostro. La loro umanità. Su humanidad. Redenta, redimida, materna. E poi è arrivata una vecchietta, y luego ha llegado una viejecita, tutta curva, toda encurvada, e voleva baciare la Madonna sul labbro, y quería besar a la Virgen con el, ma per labios, la sua malattia non poteva, pero por su enfermedad no podía. E due studenti, y dos estudiantes, le aiutano, la ayudan, da piangere, para llorar, emoción. Allora, questo è per me, è il mio sacerdozio, esto es para mí, è la mia arte, y mi arte nell'incontro con l'umanità. Nell'incontro con l'umanità. Quando tu hai rinnegato ti rendi conto che tutto quello prima non ha senso e che fai con la tua opera, quello mi sembra spettacolare. E un'altra cosa è un pettegolezzo che ti sembra la cappella di Barceló, di Barceló, di Palma de Mallorca, non so se la conosci, non la conosci. Ma voi siete studenti dell'arte? Vosotros sois estudiantes de arte? Sí. Beati voi. Dichosos vosotros. A design, forse. No, le due cose, tutte e due. Design e l'arte, tutte e due. Tutte e due. Sì. Guardate, il problema è che voi siete nati oggi. In questo tempo. Es que habéis nacido hoy en este tiempo. Caro nonno, querido abuelo. Perché noi, no, noi siamo nati in un'epoca in cui l'arte. Hemos nacido en una época en la que el arte. Non si sa più qual è il suo destino. Qual è il suo destino. Perché oggi è quasi tutto digitale. Perché oggi quasi tutto è digitale. Le vere tecniche antiche artistiche non si conoscono più. Le vere tecniche. Le verdaderas tecniche antiche non si conoscono. Io ho una scuola. Io tengo una scuola. Che dura 4 anni. Che dura 4 anni. E vi garantisco che è difficile venire. Io vi garantisco che è difficile entrare. L'esame di ammissione dura 2 mesi. L'esame di ammissione dura 2 mesi. E vedo che vengono artisti. Y veo que llegan artistas. Con tanto di diploma. Con tantos diplomas. Ma dell'arte sanno molto poco. De arte sanno in poco. Se li metti in mano un carboncino. Si les das un carboncillo. Quasi non sanno che cos'è. Casi no saben lo que es. Se dicono che sono scultori. Si dicen que son escultores. E li metti un cubo di marmo. Y les das un trozo de mármol. Diventa un dramma. È un dramma, sì, si convierte in un dramma. Allora, che cosa è la mia idea? Qual è la mia idea? Che tutte queste cose passeggere passeranno. Tutte queste cose passeggere passeranno. Sai, io posso avere milioni di amici a Facebook. Puedo tener millones de amigos en Facebook. Ma prima di morire. Pero antes de morir. Vorrei bere un bicchiere di vino con qualche amico. Querría beber un vaso de vino con algún amigo.
E io con Facebook non lo posso. Io con Facebook non lo posso. E perciò io penso che è bello correre dietro il mondo. Por eso yo creo que es bello correr detrás del mundo. Ma è più bello sorprendere il mondo. Pero es más bello sorprender al mundo. Scioccarli. E impattarli. E perciò penso che conviene abbracciare le grandi tradizioni. Creo que conviene abrazar las grandes tradiciones. Proprio nostre cristiane. Precisamente las nuestras, las cristianas. Che nell'arte siamo unici che abbiamo sviluppato l'arte come comunicazione. Somos los únicos que hemos desarrollado el arte como comunicación. L'arte come spazio dell'incontro. Como espacio de encuentro. Questo è solo dei cristiani. Esto solo es de los cristianos. Spazio dell'incontro. El espacio del encuentro. Però sai che cosa? Io sono nato poco prima di voi. Yo he nacido un poquito antes que vosotros. Ma già dentro questa corrente. Pero ya dentro de esta corriente. L'artista esprime se stesso. El artista se expresa a sí mismo. Come ho detto prima. Como he dicho antes. E io sono arrivato molto vicino dell'autodistruzione. Y he llegado muy cerca de la autodestrucción. Quando un mio amico. Cuando un amigo mío. Mi ha chiesto se gli scrivo un saggio per la mostra. Me pidió si le escribía un ensayo para una exposición. Entro en su atelier. Entro en su taller. C'era pieno di foglietti, di piccole pennellate dappertutto. De pinceladas por todas partes. E io, contando che siamo amici. Y yo contando que éramos amigos. Ho preso così del muro. He cogido así del muro. Un paio di questi fogli. Un par de estos folios. E ho fatto un aereo. Y he hecho un avioncito. Lui mi ha guardato, impallidito, alla fine quasi ci siamo picchiati. Dice Marco, questo è l'arte. Questo è l'arte. Cosa? Che? Questo? 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 Dico, allora siamo malati. Entonces estamos enfermos. E questo era l'inizio della mia conversione. Y este fue el inicio de mi conversión. Dico, allora siamo malati. Entonces estamos enfermos. Dice, ogni mio gesto. Dico, ogni tuo gesto. Cualquier gesto mio. Cualquier gesto tuyo. E il gesto della mia mamma. Y el gesto de mi madre. Non è immortalato. No, no, es, no es inmortalizable. Il gesto di un medico. El gesto de un médico. Adesso tu fai così. Tú haces así ahora. E l'opera d'arte. Y lo miráis. Troppo facile. Demasiado facile. E in quel momento ho cominciato a capire che sto distruggendo me stesso. En ese momento empecé a entender que me estaba destruyendo a mí mismo. Che esprimere se stesso. Que expresarse a sí mismo. Non è questa la via. No es el camino para expresarse a sí mismo. No es ese. Non può essere nella forma. No puede ser en la forma. E allora veramente, pian piano maturava in me. Poco a poco maturaba en mí. Una grazia. Una gracia. Di liberarmi da Rupnik. De liberarme de Rupnik. E dico, ma forse questo è ciò che il Signore è venuto a fare per me. Quizá esto es lo que ha venido el Señor a hacer por mí. Che lui è morto sulla croce. Que él ha muerto en la cruz. Affinché io potessi vivere. Para que yo pudiera vivir. Ma non più per me stesso. Pero ya no para mí mismo. È noioso vivere per se stessi. Es muy aburrido vivir para uno mismo. E allora sono andato nella Basilica di San Paolo. Fui a la Basílica de San Pablo. Fuera dove c'è colonnato. Donde está el columnato, en Roma. Ma per una cosa molto banale. Pero para algo muy banal. Perché mi è piaciuto così tanto. Porque me gustó tanto. Che nel Vangelo sta scritto. Que en el Evangelio está escrito. Che era inverno. Que era in invierno. E Cristo passeggiava. Y Cristo paseaba. Nel colonnato del tempio. En el columnato del templo. En el atrio del templo. Dico, se Cristo passeggiava. Si Cristo paseaba. Posso porre anch'io. Yo puedo hacerlo también. Vado a passeggiare anch'io e gli racconto la mia vita. Voy a pasear allí y le cuento mi vida. E lì. Nella Basilica San Paolo, y allí en la Basílica de San Pablo, en un febrero, io ho offerto a Cristo tutto. He ofrecido a Cristo todo. I pennelli, los pinceles, i colori, los colores, le spatole, las espátulas, tutto quanto. Todo. Sono tornato a casa. He vuelto a casa. Era l'inizio della Quaresima. Era el comienzo de la Cuaresma. Dico, nella preparazione della Pasqua. En la preparación de la Pascua. Io pian piano mi libero. Poco a poco me libero. Da me stesso. De mí mismo. Con molta grazia di Dio. Con mucha gracia de Dios. E in tutta Quaresima dipingevo. Y en toda la Cuaresma pintaba. Con colore nero. Con color negro. Le mie opere. Mis obras, las borraba.
Sono andato con colore nero su tutta la mia pittura. Soprattutto sulle pitture fu con il colore nero. Si sono salvate solo quelle opere che le hanno avute amici o che le ho vendute. Solo si sono salvate alcune opere che tenevano amici o che le avevano vendute. Ho dipinto in nero tutto il mio opus. Tutta la mia opera opus l'hai pintata in nero. E quella Pasqua era la prima grande Pasqua della mia vita. E aquella Pasqua fu la prima grande Pasqua della mia vita. Perché ho cominciato veramente a respirare. Perché empecé a respirare. E non essere preoccupato di essere un artista. E non essere preoccupato per essere artista. O persino grande. E incluso grande. O persino famoso. Incluso famoso. E veramente era bello. Era veramente bonito. E poi per molti anni dipingevo solo nel cuore. E luego durante molti anni solo pinté nel corazón. Il mio maestro mi insegnava. Mi maestro me enseñaba. Marco, non devi andare a letto senza fare un disegno. No debes ir a dormir sin haber hecho un dibujo. Allora io ho disegnato nel cuore. Pintaba nel corazón. Ogni giorno. Todos los días. E il mio disegno cambiava. Y mi dibujo cambiava. Io ero un espressionista violentissimo. Io ero un espressionista violentissimo. Informale. Informal. Ma con una tale irruzione. Pero con una irrupción tal. Io contemporaneamente avevo due mostre personali. Io al mismo tiempo tenía dos exposiciones personales. Al secondo anno dell'Accademia. Nel secondo anno dell'Accademia. Al terzo anno dell'Accademia. Nel terzo. Ho vinto il primo premio dell'Accademia d'Europa. Vinci il primo premio dell'Accademia d'Europa. Perché era una esplosione della creatività. Perché io ero una esplosione della creatività. Ho sbarcato in America. Desembarqué in America. Per un altro premio mi hanno fatto un semestre di studio a New York. Mi hicieron un semestre di studio a New York. Io ero al limite di. Io stavo nel limite di perdermi, no? Di perdermi. E Dio mi ha salvato. E Dio mi salvò. Quando mi ha fatto capire. Quando mi ha fatto entender. Che Cristo è venuto a redimerci da noi stessi. Che Cristo nos ha venuto a redimirnos de nosotros mismos. E poi il mio superiore generale. E luego mi superior general. Mi dice. Mi scrive. Me scrive, me dice. Padre Rubnik. Padre Rubnik. Da scolastico. Come scolare della Compagnia di Gesù. Mi hai scritto che vuoi fare un'Accademia Cristiana dell'Arte. Mi scriviste che querías hacer una escuela de arte cristiana. E io ti ho risposto che è un bel pensiero. E io te dije che era una idea bonita. Ma sei giovane. Pero eres joven. Però adesso. Pero ahora. Riprendi l'arte. Retoma l'arte. Cominci a dipingere. Empieza a pintar. Due anni dopo. Dos años después. Gli artisti che li ho conosciuto in Europa. Los artistas que he conocido en Europa. Mi hanno spinto di aprire un atelier. Me empujaron a abrir un taller. Di radunare artisti insieme. E reunir artistas juntos. E di lavorare insieme. Y trabajar juntos. E un anno dopo. Y un año después. Giovanni Paolo II. Pablo II. Mi dice. Me dice. Dipingi la nostra cappella, mia cappella Redemptoris Mater. Haz la capilla Redemptoris Mater, un gran mosaico nel Vaticano. E io ho capito una grande cosa. Io so che voi siete così giovani. Io so che sois tan jóvenes. Che vi assolutamente infischiate di questo che sto dicendo. Che passate assolutamente di quello che sto dicendo. Io so. Io lo so. Sono molto realista. Sono molto realista. Io so che è così. Io so che è così. Ma ve lo dico. Però lo dico. Perché un giorno vi potrà venire utile. Perché un giorno sarà utile. Sapete in che cosa la differenza? Sapete in che sta la differenza? Una è ciò che tu pensi fare. Una cosa è lo che tu piensas hacer. Questo è il tuo progetto. Questo è il tuo progetto. La tua volontà. Tu volontà. E l'altro è essere chiamati per fare qualcosa. Ser llamados para hacer algo. È tutta un'altra vita. Che è una vita molto distinta. È un sentimento interiore così diverso che non so come spiegarlo. È un sentimento interiore tan che non so spiegarlo. È quello di Mosè. Es lo de Moisés. Quando ha capito che bisogna liberare il popolo. Quando ha entendido che hay que liberar al pueblo. E ha ucciso uno. Y ha matado a uno. E poi. Y luego, Dio lo chiama. Dios lo llama. Per andare a liberare. Per ir a liberar. Ed è un altro Moisés. Y es un otro Moisés. Otro Moisés. E questo io ho provato nella mia vita. Yo he experimentado esto en mi vida. Adesso qualcuno mi dice. Ma tu hai tanti progetti. Pero alguno cuando ahora me dicen, tú tienes muchísimos proyectos. 70 chiese ti chiedono di fare. 70 iglesias te están pidiendo que hagas. Cosa potrai fare? ¿Qué podrás hacer? Io sempre rispondo. Yo le respondo siempre.
Quello che Dio vuole, lo que Dios quiere, che Rupnik farà, che Rupnik haga, lo farò contro tutto il mondo. Lo haré contra todo el mundo. Possono venire carri armati. Pueden venir carros armados. Ma se Dio vuole, pero si Dios quiere, io farò. Yo lo haré. Solo ciò che lui vuole. Solo lo que él quiere. Non che io voglia. Non lo que yo quiero. Non mi interessa più. No, ya no me interesa. Sono stato professore. He sido profesor. E devo dire che mi è piaciuto insegnare. Y devo decir que me ha gustado enseñar. Ho avuto un rapporto con studenti straordinario. Ma ancora lo sei. Todavía lo es, Ancora lo sei, no? Sì, ma decorativamente. No, che ancora il professore dice decorativamente, vale. Sì, sì. Io ho insegnato alla Gregoriana. Ha insegnato alla Gregoriana. E ho avuto tanti studenti. E tenía muchísimos estudiantes. Che ho riempito l'aula magna. Che he llenado el aula magna. 450. 450. Una cosa seria. Una cosa seria. Un giorno ho capito che i superiori. Un día he entendido que los superiores mi faranno fare altro. Me harían hacer otra cosa. E non ho pianto. Y no he rezado y no he llorado. Dio ti farà fare esattamente ciò che è importante Dios che tu faccia. Farà hacer lo que es importante. Perciò studiate l'arte. Por eso estudiar el arte. Ma non credo che sia molto utile studiare le cose che passano veloci. Però non credo che sia utile studiare le cose che passano velocemente. Sai perché anche la gioventù. La gioventù. Adesso sembra che è tutto digitale. Ora pare che tutto è digitale. Vediamo la prossima generazione. Vediamo la prossima generazione. A Bologna. Ho lavorato in una chiesa. In Bologna ho lavorato in una chiesa. Enorme mosaico. Un enorme mosaico. Eravamo tutti, ho portato tutti gli studenti, eravamo 20 artisti. Eravamo 20 artisti. Perché la mia squadra è 12. Mi equipo è di 12. Ma poi c'ho 8 artisti. E abbiamo lavorato sull'impalcatura. Abbiamo lavorato nell'andamio. È bellissimo vedere uno lì, uno là. È bellissimo vedere uno in un sito e l'altro. No? È una cosa unica. Vedere in lavoro una squadra dell'artista. Algo unico, ver il lavoro di un equipo di artisti. Con amicizia, con simpatia, è una cosa unica. Con amicizia, con simpatia, è algo unico. E io vado da uno all'altro accompagnandolo e disegno il progetto sulla parete direttamente. Io voy accompagnando uno all'altro e voy pintando, disegnando il progetto con la parete con cada uno. Un giorno, siccome parroco ha chiesto se la chiesa può essere aperta perché i parrocchiani venivano a pregare per noi. Il parroco ha chiesto che la chiesa pudiera stare aperta perché la gente entrava e saliva. Un giorno. Un día, mi giro dall'impalcatura. Mi doy la vuelta del andamio. Vedo 5 giovani. Y veo 5 jóvenes. Certamente non cattolici. No, cattolici certamente. Erano troppo strani. Eran demasiado extraños. Seduti. Sentados. Guardavano. Miravano. Bene, ho detto. Tutto il pomeriggio. Tutta la tarde. Molte ore. Muchas horas. Giorno dopo. Il giorno siguiente, il día siguiente. Erano 10. Eran 10. Quando abbiamo finito. Quando terminamos. Seconda settimana di lavoro. Due settimane dopo. Erano più di 40. Il gruppo già era di 40. Che non ha avuto nulla a che fare con la chiesa. Che non tenía nada a che ver con la iglesia. Ma una persona ha detto a uno che sono 20 artisti che lavorano. Una persona le ha detto all'altro, hay 20 artisti che stanno lavorando. Questo faceva l'Accademia di Belle Arti. Este hacía la Academia de Bellas Artes. Ha detto questo non è possibile. Y ha dicho esto es imposible. Non è possibile. No, no es posible. E veniva a vedere. Iba a ver. È stato rapito. Y fue cautivado. Del modo di vivere. Del modo de vivir. E di ciò che usciva fuori. Y de lo que salía de ahí. E quando abbiamo buttato giù l'impalcatura, quando abbiamo desmontato il andamio, quando appare il mosaico, quando aparece il mosaico, questi giovani erano tutti lì. Esos jóvenes estaban todos allí. E volevano fare una foto con me. Y querían hacerse una foto conmigo. Dico, ma siete matti? Pero estáis locos. Cosa vi serve una foto? A che serve una foto? No, perché una cosa così. No, perché algo así. Non credevamo che esiste sulla faccia della terra. Creíamos que existiera en la faz. Ah. Dico, allora mi volete fotografare come attrazione turistica? Ah, ma chiedi se fotografia come attrazione turistica. Allora sì, allora sì. Però io sono convinto che quando uno trova la vita. Estoy convencido que cuando uno encuentra la vida. È rapito. Es cautivado.
me gustaría preguntarle, padre, porque además, bueno, pues los que no han visto el vídeo da igual, porque tienen aquí un maravilloso ejemplo de la técnica. ¿Cómo ha desarrollado usted una renovación dentro de lo que es? ¿Cómo ha propuesto un renovamiento del mosaico dentro della tecnica? Ajá. Ma perdón, un attimino. Quello di Barceló che non conosce la cappella. Non conosce la capilla, perdón. Io sono un ignorante. Professionalmente. Gaudí sì, perché Gaudí sì. Allora, io ho sempre amato una pittura molto materica. Sempre mi ha gustato molto la pittura molto materica. E già all'Accademia ho cominciato a mettere nei quadri. Già in Accademia ho cominciato a mettere nei quadri. La pelle delle pecore. La pelle delle ovejas. Le corna del bue. Le corna del buey. Le cortecce degli alberi. Le corteze degli alberi. Sempre mi interessava la materia. Sempre mi interessava la materia. E ho per mio ricerca quando ho cominciato la conversione. Per la mia investigazione, la mia búsqueda quando ho iniziato la conversione. Perché io ho cominciato la mia conversione nelle catacombe. Empecé mi conversione nelle catacombe. Dopo quella Pasqua. Después de aquella Pascua. Ho cominciato a frequentare le catacombe. Empecé a ir a las catacumbas. E ho cominciato a fare il pesce. Y empecé a hacer el pez. E un giorno ho avuto due pesci insieme, due piccoli quadretti. Un día tuve dos pescados juntos, peces juntos, un piccolo quadro. Oh, un pequeño quadro. Dico, questo sono due occhi. Ah, questi sono dos ojos. E ho cominciato la ricerca di Cristo. Entonces he iniziato la búsqueda de Cristo. E allora, quando ho studiato queste cose, per forza ho toccato il mosaico. Quando studié estas cosas, por fuerza toqué el mosaico. E ho visto che nel Rinascimento il mosaico muore. Y vi que el mosaico muere en el Renacimiento. E quando Giovanni Paolo II mi chiese la cappella. Y cuando Juan Pablo II me pidió la capilla. Lui mi ha detto: voglio il mosaico. Me dijo: quiero mosaico. E dico: santità. Le dije: santità. Non ha nessun senso fare mosaico. No tiene ningún sentido hacer mosaico. Il mosaico è morto. El mosaico ha muerto. I greci e i bizantini ravenati l'hanno portato al massimo. Los griegos, los bizantinos y los de Ravenna lo han llevado al culmen. Dopodiché, después de lo cual, nel Rinascimento diventa una sostituzione della pittura. Nel Rinascimento se convierte in un sostituto della pittura. È una finzione di pittura. Una finzione di pittura, sì. È morto il mosaico, morto. Non ha senso. Non tiene sentido. No. Io voglio il mosaico. Io voglio il mosaico. Allora dico: senta, santità. Le dico: escuche santità. E gli ho spiegato la mia visione. Y le he explicado mi visión. Che sarebbe il linguaggio delle pietre. Que era el lenguaje de las piedras. E adesso non vi ammazzo con una cosa difficile, ma comunque. No os bastono con una cosa difícil. Ma gli ho spiegato una visione teológica di un padre greco della Chiesa, San Massimo il Confessore. Le ho spiegato una visione di San Massimo il Confessore. E ho detto: guardi, santità, se vuole mosaico. Si quiere mosaico. E lo chiede a me. Y lo me lo pide a mí. Io farò un mosaico diverso. Yo haré un mosaico diverso. Così come adesso ho spiegato. Linguaggio delle pietre. Lenguaje de las piedras. E non la finzione della pittura. Y no la ficción de la pintura. Dico: però, santità, sarà una rivoluzione. Pero será una revolución. Saremo criticati da tutti. Seremos criticados por todos. E lui dice: e faccia questa rivoluzione. E hace esta revolución. E così è cominciato. Mi sono chiuso in camera a casa. Me encerré en mi habitación en casa. E ho fatto un mosaico grosso. Hice un mosaico grande. Per esperimento. Como experimento. Se funziona. Para ver si funcionaba. Poi è arrivata una commissione pontificia. Luego llegó una comisión pontificia. Ha guardato. Ha mirado. Ha detto: una cosa mai vista. Ha dicho: esto nunca se ha visto. Ma se tu ci credi. Pero si tú lo crees. Faccia pure. Adelante. E così è cominciato. Y así comenzó. Ma poi c'è una teologia seria dietro. Allora, questo è ancora un esempio quando io stavo in un processo forte di purificazione. Questo è un esempio todavía di quando lui stava di purificazione. Questo lo hizo nell'anno 2001, después del che hizo al Papa. Perché voi dovete sapere che l'arte, la cosa più grande che l'artista può fare
e deve fare se vuole essere artista. Lo más grande que un artista puede hacer y debe hacer si quiere ser artista è la purificazione. Es la purificación. Dell'occhio, dei sensi. De los sentidos. Un grande lavoro. Un gran trabajo. Qui io già sapevo come bisogna fare. Yo aquí ya sabía cómo había que hacer. Ma non ero in grado. Pero todavía no era capaz. Ma non tecnicamente. No técnicamente. Spirito non era pronto. El mio spirito non stava preparato. Non ero ancora a livello. Todavía no estaba al nivel. Dovevo ancora fare molta purificazione. Debía todavía hacer mucha purificación. Ma la mia tesi è questa. Pero mi tesis es esta. Quando io faccio le decorazioni sulla parete si vedono tutte le pietre. Cuando hago la decoración sobre las paredes se ven todas las piedras. Quando vedi il vestito? Cuando ves el vestido. Si vedono ancora le pietre. Se ven todavía las piedras. Ma quando vedi il volto? Pero cuando ves el rostro. Non riesci più a vedere le pietre. Ya no logras ver las piedras. Perché adesso, se si potesse poi far vedere, sì, per finire due immagini, possiamo vedere, un cambio di una, perché c'è un progresso enorme da qui. Siamo adesso? Sì. Sì. È per avere il progresso. Perché c'è un progresso enorme. Sì. Si è appagato. Si avrà avuto un progresso enorme tra questa immagine e questa. Sì, la mai sai. Perché nel volto non si vedono più immagini? Perché nel rostro già non si vedono immagini? Perché vedete. Immagini o pietre? Pietre. Pietre, pietre. Quando tu vedi una persona che ti ha fatto un gesto d'amore. Quando vedi che una persona ti ha fatto un gesto d'amore. Tu non ti ricordi della sua carne. Non ti ricordi della sua carne. Ma dell'espressione del suo volto. Sino dell'espressione del suo rostro. Perché l'amore trasfigura. Perché l'amore trasfigura. E allora io vorrei che quando si vedono i volti non si riesce a vedere la pietra. Io credo che quando si vedano i rostri già non si vede la pietra. Ma si vede. Sino che si vea. Solo il volto, solo l'espressione rostro, del volto. L'espressione del rostro. Allora vedete la passione di Fi che rimane da 4 anni e poi. Adesso vi faccio solo vedere uno, questo è l'ultimo lavoro che abbiamo fatto. Questo è l'ultimo lavoro che abbiamo fatto. Se si può spegnere le luci. Questo dove è Serbia? Sì. Si può spegnere le luci? Se può apagare un po' la luce? Anche questo? Perché qui già vedete quanta luce c'è. Aquí veis ya cuánta luz hay. Questo è molto grande, 11 metri alto. Es 11 metros de altura. Questo è in Serbia. Questo è in Serbia. Però vi voglio far vedere i volti. Un paio di volti per dire quello che ho detto prima. Anche quelli di Madrid, della cappella. No? Ma sono ancora più evoluti questi volti ultimi. Ancora. L'ultimo ho fatto per Giovanni Paolo II. Ah sì, a Polonia. In Polonia, a Cracovia. L'ultimo che ha fatto è in Cracovia, per Juan Pablo II, un'iglesia che hanno fatto in suo onore in settembre. Vorrei vedere dove è la creazione del mondo, eccola. In settembre, no, in julio. È una creazione del mondo. Questa è una creazione del mondo. E qui già potete vedere come il volto. Come il rostro. E così Adan y Eva, chiuso con il mosaico, così perfettamente chiuso e così liscio, tan liso y tan pegado, che tu non riesci no più a ver las piedras. Cogliere la pietra. Adamo e Eva non sono nudi perché sono ancora prima del peccato. Adán y Eva no están desnudos porque están antes del pecado. Sono rivestiti di gloria. Están revestidos de gloria. Però la tentazione c'è già. Pero la tentación está allí. E sta sopra la testa. Está sobre la cabeza. Aspetta, dove c'è? C'è sopra la testa. Qui si vede molto bene. Aquí se vede. E qui vedete molto bene quello che dicevo prima del volto, quanto è adesso purificato il volto. Aquí veis lo purificato che sta il rostro, comparato con este. Con che differenza grossa è con questo mosaico qui. E non è questione che non ero tecnicamente capace. Non è questione che non era io tecnicamente capace. Io vedo gli artisti miei che vengono da giovani adesso. Io vedo artistas míos che vienen muy jóvenes. Solo insieme alla vita, solo junto alla vita, riescono ad arrivare a questa perfezione. Logran llegar a esta perfección. Non tecnicamente. No tecnicamente. Non è una questione tecnica. No es una cuestión técnica. È una questione
dell'insieme della vita. È una questione del conjunto della vita. È proprio come qui vede il suggerimento del demonio, perciò ho messo la suggerenza del demonio qui. Il serpente insieme al cervello. Ho posto la serpente junto al cerebro. Perché si tratta di due intelligenze. Perché si tratta di due intelligenze. Quella di serpente. La della serpiente. È di prendere. È la di coger. Quella di Eva, la de Eva, che ancora ascolta Dio, che todavía escucha Dios, è quella di accogliere. Es acoger. Non prendere, no, ma accogliere. No coger, sino acoger. Nel Eden, en el Edén, l'uomo rinuncia a essere sacerdote. El hombre renuncia a ser sacerdote. E diventa consumista. Y se hace consumista. Allora guardate questo volto. Mirad este rostro. È solo l'essenziale. Es solo lo esencial. Ma provatelo a fare in mosaico. Pero tratate di farlo in mosaico e vedrete che sofferenza. Y veréis qué sufrimiento. Di arrivare a questa perfezione, a perfezione di linee, de lineas, delle pietre che sono, vedi per esempio lì sul naso, arrivano a un millimetro, mezzo millimetro. Un millimetro, medio millimetro, nel lo della nariz. E quando metti accanto l'altra pietra si smuove tutto. Quando pones junto l'altra pietra si muove tutto. Invece guardate come linea è ferma. Fijaros che firme sta la linea. Questo è un insieme delle cose. Questo è un conjunto di cose. Non è una questione tecnica. Non è una questione tecnica. Vedi, quando venivano nel monastero nel primo millennio. Quando nel primo millennio iban al monasterio. Artisti per imparare. Los artistas a aprender. Hanno portato tutti i pennelli, tutti i colori. Todo colores, pinceles. Il maestro ha preso. El maestro escoge. Ha chiuso nell'armadio. Los han cerrado en el armario. Ha detto non si comincia così. Ha dicho así no se empieza. Prima vivi con me. Primero vives conmigo. Impari una vita nuova. Aprendes una vida nueva. E quando l'avrai. Y cuando hayas. Sarà facile ad esprimerla. Cuando la tengas será fácil expresarla. E io, gli artisti che vengono a studiare da me. Los artistas que vienen a estudiar conmigo. Io ho questa pedagogia. Tengo esta pedagogía con ellos. Io gli chiedo di vivere 4 anni a centro Aleti. Les pido que vivan 4 años en el centro Aleti. Perché io gli insegno la tecnica. Yo les enseño la técnica. La liturgia. La liturgia. Tutto quanto. Todo. Ma la cosa principale. Pero lo principal. Non voglio insegnare a parole. No lo quiero enseñar con palabras. La vita vorrei che la vedano. Querría que vieran la vida. Allora mi piace che loro vedano. Quiero que vean la vida. Come vivo io. Como vivo yo. E non dico mai che bisogna vivere così. E nunca dico che hai che vivere così. Ma la cosa curiosa. Pero lo curioso. Che dopo un po' di tempo che sono con me. Después de un tiempo que están conmigo. Vedendo che per esempio io dall'87 che non guardo televisione. Viendo que yo desde el año 1987 no veo la televisión. Per un semplice fatto. Per un hecho simple. Per non avere interferenze. Per non tener interferencias. Se io voglio fare un volto femminile. Se io quiero hacer un rostro femenino. Assolutamente essenziale. Absolutamente esencial. Immutabile. Immutabile. Di una donna redenta in modo irreversibile. De una mujer redimida de modo irreversible. Io non devo avere interferenze. Yo no puedo tener interferencias. Io devo guardare la vita. Devo mirar la vida. Ma non finzione. Pero no la ficción, la ficción. E per me è più importante parlare con una donna mezz'ora. Y para mí es más importante hablar con una mujer. Che guardare la televisione 2 ore. Que ver 2 horas la televisión. Perché in due minuti di incontro. En 2 minutos de encuentro. Io ricevo molto più che se guardo non so che cosa. Recibo mucho más que si miro. Yo no sé. E allora artisti cominciano a cambiare la loro vita. Entonces los artistas empiezan a cambiar su vida. Perché capiscono che si esprime ciò che si ha. Porque entienden que se expresa lo que se tiene. Me gustaría que explicara qué es el Centro Aleti y dentro del Centro Aleti cómo trabajan en comunidad. Explicaré qué es el Centro Aleti y cómo elaborate en comunidad. Centro Aleti es una ópera voluta de Giovanni Paolo II. El Centro Aleti es una obra querida por Juan Pablo II. Per studiare, para estudiar la tradizione d'Oriente e Occidente, la tradizione di Oriente e di Occidente,
per venire incontro all'uomo contemporaneo. Para ir al encuentro con el hombre contemporáneo. Ma non con le idee. Pero no con las ideas. Ma con lo stile di vita. Sino con el estilo de vida. Perciò da noi si vive veramente in comunione. Por eso nosotros vivimos verdaderamente en comunión. Cioè è una casa dove veramente sono privilegiati le relazioni interpersonali. Es una casa donde se privilegian las relaciones interpersonales. Tanto è vero che quando lavoriamo con gli artisti, quando trabajamos con los artistas, finiamo, terminamos, e normalmente la parrocchia o la città ci ringrazia, y normalmente la parrocchia nos da las gracias, ma quasi sempre sentiamo questa parola, pero casi siempre oímos esta palabra, quello che ci avete lasciato, lo que nos habéis dejado, è bello, es bonito, ma ancora più bello era guardarvi a lavorare, pero mucho más bonito era miraros trabajar, come siete amici, como sois amigos. E io dico sempre agli artisti. Y yo digo a los artistas siempre. Stiamo attenti. Estemos atentos. Perché questo è la grazia. Porque esta es la gracia. Le relazioni non si gestiscono. Las relaciones no se gestionan. Vi faccio vedere che vuol dire essere amici. Os hago ver lo que significa ser amigos. Vi faccio vedere un mosaico che abbiamo fatto. Os hago ver un mosaico que in Repubblica Ceca. La República Checa. In una cripta. En una cripta. Sotto questa chiesa enorme. Debajo de esta inmensa iglesia. Che è la chiesa dove la tomba di San Metodio, fratello di Cirillo. Donde está la tumba de San Metodio, el hermano de Cirilo, patrono d'Europa. E in questa basilica sepolto il mio padre spirituale, padre Spidlik. Está enterrado el padre Spidlik, el que ho seguito 30 anni. Al que he seguido 30 años. E ho vissuto nella stessa casa 20 anni con lui. Y he vivido 20 años con él en la misma casa. E qui sotto nella cripta abbiamo fatto un mosaico. Y en la cripta hemos hecho un mosaico. E era talmente piccolo. Era tan pequeño. Che 16 artisti non potevano lavorare. Que 16 artistas no cabían para trabajar. Però ognuno voleva lavorare. Pero cada uno quería trabajar. Allora potete immaginare come abbiamo lavorato. Podéis imaginar cómo hemos trabajado. Venivano lì i muratori, ingegneri che stanno lavorando. Los albañiles, los ingenieros. Erano sotto shock. Estaban y quedaban bajo shock. Dice 14, qui siamo 13 nazioni, 12 nazioni siamo qui. 12 naciones somos ahí. Tutte queste chiese messe insieme, ortodossi, questi qua? Con iglesia ortodossos, cattolici. Ma com'è possibile che si vogliono così bene? Come è possibile che si chiedano tanto? E io sempre dico. Io sempre questo dico, è grazia. Questo è la grazia. E io dico agli artisti, fin quando lavoreremo così, io dico a los artistas, mientras trabajemos lavorerete con me. Trabajaréis conmigo. Poi io comincerò a fare un'altra cosa. Io, se no, farei un'altra cosa. Perché ci vuole... Perché hace falta... Un grande amore, perché dove c'è l'amore lì c'è Dio. Amore, perché dove sta l'amore? Mi chiedono alle volte, ma voi pregate mentre lavorate? A veces me preguntan, pero vosotros rezáis mientras trabajáis? Io dico, spero di no. Y yo digo, espero que no. Perché? Perché la gente pensa, la gente per preghiera, Ave Maria, Padre nostro, Padre nostro, ma se io voglio lavorare, io non posso fare Ave Maria. No puedo hacer Ave Maria. No? Una volta due amiche, pensi un po', una focolarina una vez, dos amigas, e un'altra, vanno la mattina a lavoro a Roma, van a trabajar a Roma por la con le macchine, con las coches, boom, y se pegan. Proprio loro due si sono scontrate. Los dos se pegan un golpe. Escono fuori, y salen fuera. Ma com'è possibile? ¿Cómo es posible? Tu che facevi? ¿Tú qué hacías? Pregavo rosario. Yo rezaba el rosario. Anch'io, dice. Yo también. Dico, vedi, molto caro questo rosario. Muy caro este rosario, Sasa. Cioè, non si fanno queste sciocchezze. No se hacen estas... Io quando guido, guido, por l'amor de Dios. Altro che? Io quando conduzco, conduzco, por l'amor de Dios. Mica posso fare altre cose. Che puedo hacer otras cosas. Però preghiera è un'altra cosa. La oración es otra cosa. Che cosa? Essere in relazione con Dio. La oración es... Adesso facciamo vedere... Con Dios. E essere in relazione con Dio. E quando siamo in relazione con Dio? Quando siamo in relazione con Dio? Quando siamo nell'amore. Quando stiamo perciò a me non interessa se l'artista prega così, top top top. Se l'artista reza. A me interessa che vive quello che si è vissuto la mattina nella liturgia. Mi interessa se vive lo che si ha vivido en la Eucaristía. Cioè la comunione. La comunione. E quando vedo che da 20 metri, quando vedo che a 20 metri, che uno per un quarto d'ora preparava una pietruzza, che uno durante un quarto d'ora preparava una piedrecilla, e li cade giù, e se le cade abajo, 20 metri, 20 metri, e vedi che un altro dice, e ves che altro, lascia, scendo io, bajo io, questo per me, esto para mí, è l'amicizia, è l'amistà.
E dove c'è Dio, dice, e dove c'è l'amore, dove dice c'è Dio. L'amore, dice Dio. E dove c'è, dove sta, sta l'amore, dove c'è l'amore, ahí está Dios. Sì, sì, sì. Che cosa vi possiamo far vedere per concludere? Eh? Concludere, sì. Ah, facciamo vedere una chiesa che vi farà vedere piacere, certamente, per far vedere anche un lavoro del mio amico che mi accompagna, questo, siamo qui in giro. Guardate, questa è una chiesa. Questa è una iglesia. Dentro una chiesa orribile. Dentro di una iglesia spantosa. Che dagli anni 68 fino all'anno scorso non è stata mai consacrata. Che dagli anni 68 hasta oggi non ha sido consacrata. Era usato per tennis e basket. Para tennis e para baloncesto. E questo architetto che sta lì seduto con gli occhiali, che lavoriamo insieme da tanti anni, ha trasformato questo spazio assurdo, in uno spazio potentissimo, che basta entrare dentro e la gente azzitisce. E la gente? Azzitisce. Cioè? Se queda muta. E abbiamo fatto un mosaico anche per terra. E abbiamo fatto anche un mosaico per terra, sul suolo. Questa è la prima volta, no? Bene. Bien. Grazie, siete troppo gentili. Soy demasiado amable. Soy muy amable. Nada más. Os quiero decir, si queréis ver toda la obra del padre Rubnik, en centroaletti.com. www.centroaletti.com. .com está, yo he hecho toda la traducción de todos los países en español, entonces lo tenéis todo explicado en español con fotografías y con de todo, ¿vale? Bueno, agradecerle mucho al padre su tiempo, su paciencia. Habéis visto que han bastado un par de preguntas para que pues el padre nos haya dado una conferencia. Se la ha tocado. Maravillosamente espontánea, ¿no? Bueno. Creo que queda bien claro cómo es un privilegio acoger a una comunidad como Doctor Honoris Causa. Y en ese sentido, pues darle la bienvenida y nada, deciros que os esperamos a todos, por favor, mañana para esa fiesta de bienvenida a este magnífico maestro, artista y sacerdote. Gracias, padre. Gracias.